alla terza, si è tenuta una conferenza stampa relativa all'accordo di filiera. Una conferenza importante, l'attribuzione dei marchi Deco alla carne al fornello, per ora attribuito al caciocavallo e al pane. L'idea fondamentale è quella di ipotizzare che la terza possa avere un mattatoio comunale e che la struttura del foro arboario possa essere messa a disposizione dell'agricoltura e tornare ad essere centrale. Dall'incontro è emersa una volontà unanime nel voler impegnarsi per raggiungere risultati concreti nel più breve tempo possibile. È un percorso che oggi vuole iniziare con grande forza, con grande determinazione, affinché la tipicità della nostra carne al fornello, della nostra carne arrostita, abbia un percorso tutto all'insegna della qualità. È un percorso che comincia e che andrà avanti con piccoli passi, un percorso che porterà anche a traguardi importanti. Infatti è allo studio un disciplinare per il conseguimento del marchio di denominazione comunale, il marchio Deco, che sarà assolutamente importante, che porterà al riconoscimento del marchio come carne al fornello. Così allo stesso tempo un progetto ancora più ambizioso per il quale si sta già lavorando, che è quella di riportare la macellazione alla terza con una struttura, un macello con un annesso salumificio che sarà assolutamente costruito con la collaborazione di macellai e allevatori. Tutto questo per restituire all'utente finale, a colui che consuma carne, ai nostri cittadini, ma anche gli avventori che quotidianamente affollano le nostre rosticcerie, restituire la qualità di cui i nostri macellai laertini sono davvero maestri e che si ritrova nei riscontri che poi noi abbiamo quotidianamente. Oggi c'è una grande opportunità, che è quella non solo di parlare di qualità con i nostri concittadini, ma di quella di proporla anche all'esterno. Matera 2019 è un'altra grande opportunità che continuerà anche ben oltre il 2019. Noi siamo convinti che dare ai turisti, agli avventori, la tipicità dei nostri territori, che si chiama carne al fornello, che si chiama ceramiche, che si chiama prodotti da forno, sia la vera sfida vincente che potrà permettere alla nostra economia di tornare ai livelli precedenti alla crisi e che soprattutto di farci conoscere molto anche fuori. Oggi abbiamo fatto finalmente una cosa, penso, grande, testimoniando io come macellaio che acquistiamo delle nostre aziende della zona e portiamo a disposizione del cittadino, del consumatore, carne veramente buona. Venite a provarla, così vedrete anche voi di quello che sto parlando. Grazie.